fai? Voglio andare ancora sulle montagne russe. D'accordo, tesoro. Ti porteremo sulle montagne russe non appena tornerò a casa. Ora dormi, perciò dammi e passami. Ok, notte, papà. Ti voglio bene. Da quando siamo tornati non fa che parlare delle montagne russe. Avrei tanto voluto esserci. Sì, sarebbe stato bello. Mi manchi, Jimmy. Manchi a tutte noi. Anche voi mi mancate, amore. Gli scienziati dell'industria Gentech stanno ancora cercando una spiegazione per l'evento comunemente noto come l'epidemia. Sul luogo sono arrivate le forze speciali governative conosciute come Blackwatch. Pensavo che ormai fosse tutto finito, ma ora dicono che c'è di nuovo in giro quella specie di virus. Ehi, cerca di stare tranquilla, ok? Sarò a casa tra un paio di settimane e poi magari andremo a stare da tua madre, finché non avranno sistemato le cose. Ok, dovrebbe andare. Ieri notte a Central Park, una donna e due ragazzi sono stati uccisi da ciò che i testimoni oculari hanno descritto come un morto vivente. Per i dirigenti della Gentech, l'assalitore è stato infettato da quello che molti chiamano il virus Mercer, ritenuto debellato dall'anno scorso. Ormai quando guardo fuori dalla finestra vedo solo truppe della Blackwatch. Hanno chiuso la scuola di Maya. Io non so se dovremmo restare qui. Dicono di stare tranquilli, di non causare panico. Allora state tranquilli e non causate panico, d'accordo? Sarò da voi domani sera. Poi prenderemo Maya e andremo da tua madre, ok? Se hanno contenuto il problema, non c'è motivo di dubitare di loro, no? Dichiarerà la legge marziale in città entro le prossime 48 ore. A meno che non abbiate motivo di restare, noi di Eyewitness News vi consigliamo l'evacuazione. Non c'erano mai visti di violenza e distruzione come quelli dell'inspiegabile ondata virale delle ultime 72 ore. Sono stati riferiti diversi avvistamenti di Alex Mercer, individuo ritenuto responsabile della catastrofica epidemia. Così lontano da voi. Mi manchi, papà. Anche tu mi manchi, tesoro. Non preoccuparti. Papà sta tornando. Un tour proprio di Luck, sicuramente. Ah, scattatoia. Madonna. Ninja 33, qui Shogun, mi ricevete? Lista 1-1 in movimento, arrivo stimato in 2 minuti. Mantenere la rotta. Cosa ci facciamo qui? Dovremmo mantenere la pace, proteggere i civili e roba del genere. Lasciamo queste stronzate sulla zona rossa alla Blackwatch. Merda, vorresti lasciare una missione di pattugliamento a quegli assassini? Farebbero saltare in aria questa dannata città. Già, puoi dirlo forte, amico. Presa nel punto giusto, altro che fisica. Qui Ninja 33. Ho ricevuto 33. Come sta la tua squadra?
Sto verificando. Porca puttana. Padaloni. Alex Mercer. Alex Mercer? Oh merda. Red Crown, abbiamo Alex Mercer nella ZR, griglia 3-4. Ripeto, Alex Mercer nell'area ZR, griglia 3-4. Attendiamo vostri ordini. Ninja 3-3, qui Red Crown. Stiamo inviando dei rinforzi alla tua posizione. Non ingaggiare Mercer. Red Crown, attenzione. Non sono della Blackwatch, cazzo. Scatti, purtroppo. Ma... colpo di reni. Si chiama colpo di reni quello. Vediamo quanto vale. Cosa diavolo vuole fare? Ma come? Credi che non ti seguirò fin lì? Hai finito di fuggire! Madonna pure. Però ci lamentiamo del Covid, vada sta roba, che cazzo ho combinato. Vabbè, lui tutto asciutto, figurati. Tutto il sangue che c'era addosso, tutto asciutto. Basso. Yeah!
ostia. Svegliarsi durante un'operazione non è il massimo. Non farei mai il medico. Nessuno dovrebbe sopravvivere. Il sistema è in preda al virus. Per questo dovrai compiere gli esperimenti, dottore. E se non gradirai i risultati con la Melorux? Heller è proprietà della gente. In emergenza, bruciate la stanza. No, assolutamente no. Questa cavia è inestimabile. Il colonnello ha detto di bruciarla, ed è quello che farai. Simpatico, è ora di iniziare. Succede. Ah. Tengo tenuto. Quella madonna. Fatemi uscire da qui. Ah, sto scatto perché. Dobbiamo sapere il più possibile sul soggetto. Ehi, ti sento, sai? Tutto scappi, non capisco perché. Non lo so, non lo so. Mio Dio. Vabbè. Tanta gente aspetta un attimo, ferma tutto. Mamma mia, quanto era alto l'audio. Soprattutto della musica. Devo ridurlo un po' perché non è normale. Facciamo così, va? Dovrebbe andare. Ok. Perché veramente era qualcosa di incredibile. Mentre l'altra la musica. Aia, prima di tutto. I dati che stiamo raccogliendo sono incredibili. Mai visto niente del genere. Appena esco di qui vi ammazzo. Ehi, mi sentite? Via da qua. Basta così, è troppo pericoloso. Bruciate, Rux. No, è troppo prezioso. Non puoi darmi ordini, Kenny. Tenete rally, premi il pulsante. Sì, signore. Ordine di fuoco dal colonnello Douglas Rux, ore 2:23. Ah, c'è da tutto l'oro, l'orato, dai, almeno così sono gentili. Peccato che va a scatto. Chiamate la squadra di pulizia, guardate che sia morto. Colonnello, non è il momento per le sue barbarie. Non fare l'ipocrita con me, ho letto i rapporti dei tuoi esperimenti. Bianco e nero, ti resta poca salute. Sparate! Maledizione! Liberate le cavie, subito! Oh mio Dio, fatemi uscire di qui! Incredibile! L'ha guarito! Oh, porca puttana, che cazzo mi ha fatto? Mi l'hanno lanciato, scusa. Continui a bruciarlo! Volentieri, signore. Heller, mangiali per sopravvivere! Chiuda il becco, dottore. Fate evacuare tutto il personale non necessario. Serve un perimetro di difesa su questo edificio. Ricevuto colonnello, Rattler 1-1 è in arrivo. È il segnale per andarmene. Via da qua? Forza, mostra combatti! Porca miseria. Pagherete per questo. Vabbè, ancora andiamo avanti. Merda! Merda! I comandi non funzionano. Tenente, sorvegli la sala di controllo. Non si preoccupi, non ce la farà uscire. Ok, non ci sono arrivato, scusa. Okay, circa, dai, circa.
attivato un... Che diavolo è quello? Ciò per cui eri destinato. Ciò per cui ti ho scelto. Che cosa cazzo mi hai fatto? Ti ho iniettato il virus Mercer. È così che lo chiamano, giusto? Lo stesso virus 2 anni di fila. E la stessa Black Watch qui a salvare New York. Sveglia, Heller. Non si tratta di un'epidemia. È un test di bioarmi. Progettato dalla Gentech, controllato dalla Black Watch e attribuito a me. E ora questo soldato te lo dimostrerà. James Heller, fanculo! Ti presento il tenente della Black Watch, Mark Simon. Fanculo! Non lo porti. Lasciati guidare. Lascia che la verità emerga. L'interferenza di Mercer nella detonazione di New York era già abbastanza. Non può restare in libertà. Oh, teme che possa sputtanare le cose ancora di più? Ero nella squadra della Gentech che ha sviluppato il virus, Simon. Nel 1964. Non rovinerai il lavoro di una vita. Cos'era quello? Ogni essere vivente che consumi ti rende più forte. Prendi la sua forma e i suoi ricordi. Vabbè, sì. Non è proprio una roba simpatica. Ti ho ascoltato parlare. Ho visto quella cosa strana del virus. Ma non ho visto nulla che mi abbia convinto a crederti. No? Ti hanno tradito, Heller. Ti hanno sbattuto in una gabbia con gli infetti affamati. E hanno cercato di bruciarti vivo. Dai, c'ha anche lui delle buone argomentazioni. Non ho rilasciato io il virus. E non ho ucciso io tua moglie e tua figlia. Dunque cosa vuoi? Piano a toccare questi argomenti, eh? Vorresti combatterli? Voglio distruggerli. La Black Watch, la gente, che è il loro virus. E voglio il tuo aiuto. Ma prima c'è una cosa che devi fare. La gente sta facendo esperimenti con il virus. Creando creature infette di ogni tipo. Ti serve quel DNA. Quando sarai pronto, ti troverò. Madonna. E per amor di Dio, amico, mettiti qualcosa addosso. Beh, questo non è una cosa sbagliata. Ok, no, lo voglio anch'io. Voglio anch'io avere sta roba, che almeno posso vestirmi come cazzo mi pare. E senza per forza dover andare a comprare i vestiti. Sai che risparmio? Che miseria. C'è un po' di troppa luce. Ma purtroppo non posso chiudere la finestra. Che ci devo fare? Posso neanche regolare la luminosità e il contrasto. Purtroppo o così o niente. C'è niente da fare. Che bello, si vedono tutti i DVD che ho là dietro da buttare via. Che figo. Che strano, c'è meno luce del solito, ma c'è molta più luminosità della telecamera. Non so se si può regolare. Ah, figlio di... Vai per qui 2-5. Ho degli artisti, nella griglia 1-9. Ricevuto 2-5, procedure standard. Ricevuto, Viper. Ok, okay sì. Ok, mentecati, in ginocchio. E consegnatemi i documenti, forza. Capitano, qui è uno schifo. Possiamo disinfestare? Sì, forse lo faremo. Ehi, dove stai andando? Ehi, hai problemi di udito? Ho detto mettiti in ginocchio, fratello. Non sei molto simpatico, sai? Aspettate un secondo, adesso un attimo che sistemo la telecamera perché è qualcosa di assurdo. Allora... dammi però l'immagine, oh ecco. C'è luce, possibilmente cerchiamo di... palle. Non è possibile. Troppo forse? Ok, un po' troppo. Però dovrebbe andare meglio già. Ok, dovrebbe essere un po' meglio adesso. Fatto, ok.
Ok, ricominciamo. Ho già fatto questa cosa. Ustia. Che tonada. Direzioni violente. Direzione alleata. Cacchio, non mi hai fatto leggere. Vabbè. Consumo. Madonna. Serviva? Quando le persone puoi assumere la forma, premi X per continuare. E niente, non mi hai fatto leggere. Aia, aia. Devo trovare riparo. Scusate. Scusate, ciao. Io. Porca troia, questo ci farà comodo. Ok, la forma è qui. Il motore è sicura quando non sei nell'area, ma non è sicuro assumere la tua forma finché non hai colore rosso. Ok, mi serve una posizione rialzata. Devo scoprire dove sono. Comandanti, abbiamo perso un soggetto test Gentech in quest'area. Si chiama James Seller. L'esemplare è nero, calvo, di circa 35 anni. All'ultimo avvistamento indossava una giacca di pelle ed è estremamente pericoloso. Se avvistate il soggetto siete autorizzati a far fuoco. Passo. Ma buono, provate a trovarmi, pezzi di merda. Ci tornare. Oh, che figo. Bene, 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 bene. Nessuno in tutto questo sta notando che io sto camminando sulle pareti, ma ok, fa niente, dai. Aspetta un attimo. Conosco questo quartiere. Quella è la mia chiesa. Chissà se c'è ancora Padre Guerra. Mi farebbero bene un po' di consigli spirituali. Ok, oh madonna. Ok, un attimo. Premuto a caso mi è venuto. Non lo sapevo. Consigli spirituali, beh, dai. Credo che sia un buon punto. Scusate. Scusa, scusa. Piano con le parole. Piano con le parole, oh. Effettivamente sono caduto in testa, sai com'è? Non è simpatico come cosa. Fallo cagare indosso, dai. Padre, non voglio farle del male. James. È buono a sapersi. Questa sì che è una storia. Ma non so perché sei venuto qui. Perché lei sa molte cose, padre. Ascolta la gente. Sono qui perché mi serve il suo aiuto. Già, ho sentito molte cose. Bene. Quasi tutte brutte. L'infezione ha colpito tutti. Ho cercato di lottare. Ho fatto tutto quello. Ma poi è arrivata la Blackwatch. Cosa hanno fatto? Hanno radunato quelli sani. Li hanno chiusi nei campi. Li hanno infettati, messi in gabbia insieme ai mostri, alcuni vecchi amici e io. Noi abbiamo cercato di liberarli, ma ci hanno presi e... Non si scherza con la Blackwatch. No, direi. Le dimostrerò il contrario. E cosa gli vai a fare del cito scherzetto, scusa? Quello che dice Mercer è vero, dovrò controllare la gente che la Blackwatch. Chi comanda qui in zona? Non so come si chiamano, ma ci sono due comandanti all'ospedale. L'hanno trasformato in un posto di comando. James, non fare casino, ok? Padre, se la Blackwatch ha creato questo virus, allora ha ucciso Maya e Colette. Tu cosa faresti? Dimmelo. Fai attenzione. È un prete, sto attento a dirlo, però ok. Scusate. Oddio. Che cos'era qui? Ora ho anche le visioni, cazzo. Vabbè, dai. Tutto sommato, cammini sui muri. Dai un... Non è divertente. Perché lampeggia tutto? Senti, allora. Prendi a pugni la gente e roba che li fai volare in Messico da New York. E non credo che la strada sia proprio breve. Puoi praticamente volare. Adesso mi dici anche che puoi fare gli scatti in aria. Cioè, scusami, le allucinazioni forse non è la roba più strana che può succedere.
mia almeno, tu non lo so. Merda, che cazzo mi succede ora? Uno se ne va. Figlio di puttana. Quello è il tizio che sta cercando. Ho un sonar virale. Può essere facile. L3. Sì, perché sto giocando con la play, perché... Ok. Ah, ok. Come sono i sottomarini, credo. Scusate, avete qualcosa da dire? Sono arrivato in volo, quindi? Vabbè. Sei tu? Scusami. Al vostro servizio, signore. Ah, grazie, piacere. Quante bastonate che gli dai, però. Cosa la lascia perplesso? È il dottor Koenig. La compassione che ha dimostrato per Heller non era professionale, era nauseante. Anche fosse, non è un argomento di cui parlare di fronte a dei soldati semplici. Merda! William, che cazzo ti fai al centro di comando? Torna alla tua postazione! Non è tanto poi... È quel vecchio tizio della Gentech che mi usava come cavia. Me ne occuperò più tardi. Prima devo seminare questi stronzi. Scusate. Io volevo uccidermi da te. Vai per due, vieni. Merda. James, hai trovato i comandanti? Ne ho trovato uno, l'altro è scappato. Non so dove potrebbe essere. Non preoccuparti, ho qualcosa che mi aiuterà a trovarlo. C'è molto poco. Qui è Rattler. Perso contatto con Viper 2. Ricevuto, Rattler. Ci occupiamo noi dei corpi. C'è un po' di... pochi minuti. Ricevuto. Tenete gli occhi aperti. C'è uno psicopatico a piede libero. C'è un po' di problemi alla telecamera, mi pare. Chi è? Funzionerebbe meglio se potessi vedere di più. Là, però funziona. Non so perché funziona, ma cazzo funziona. Alla grande, vai. Oddio, scusate. Guardate, mi serve un po' di vita. Madonna, è un po' violento questo gioco. Koenig avrà una bella sorpresa se crede che il colonnello Rux sia solo un burocrate. Cazzo, tenente, lo so. Una sera il mio vecchio caposquadra si è ubriacato e ha attaccato briga col colonnello.
Pare sia ancora in ospedale. Mangia con la cannula. Forse stava dando aria alla bocca come fai tu. Mostra un po' di fottuto rispetto. Non mi sembrava così aggressivo. Il colonnello Rux è quello che ha cercato di ammazzarmi nel laboratorio. Beh, vediamo se riesco a trovarlo. Pare di no. Non ho ancora idea di come funzioni questo coso. Ah, merda. Eh beh, è anche giusto. Locksmith, qui catapult 2-4. Missile. Ingaggi i nemici sul ponte. Oddio, un po' troppo, aspetta. Cosa ho fatto? Madonna, andiamo, andiamo. Quindi ammazzano anche la gente per poter ammazzare meno. Cosa c'entra lì già? Ok. Ok, dai. Sono un comandante. Perché sparavate? Dimmi un po'. Si è sbloccata. Ok. Scusate, ho permesso, scusate. Invece che non gli dà nessun dubbio, cioè io gli corro in davanti, gli volo praticamente davanti e non dicono niente, sono fantastici sti qua. Sempre avuto un po' di problemi queste storie. C'è uno spettatore, lo saluto. Padre, spero si senta. Devo trovare il colonnello Rux. È stato lui a cercare di uccidermi in quel laboratorio. Ah, James, il colonnello Rux è il comandante capo della Blackwatch a New York Zero. Questa è roba grossa. Ascolta questo messaggio Blackwatch che ho intercettato. Cottonmouth 4-1, qui Cottonmouth. Dirigetevi in siti di ricerca a Washington. Prepararsi al rilascio controllato. Passo. Madonna. Hai sentito, James? Questi esemplari sono i mostri e i siti di ricerca sono parchi per famiglie. Ecco cosa fa la Blackwatch nella zona gialla. Devi fermarli. Padre, li fermerò e troverò Rux. Con o senza il suo aiuto. Oh, calmate. Calma adesso, ho capito che ti sei incazzato, ma lascia stare. Cioè, lui ci sta anche cercando di aiutare. Ustia. Che terraggio, ragazzi. Red Crown, qui squadra di liberazione Alfa 1-1 Actual. Le squadre Alfa, Beta e Gamma stanno raggiungendo la posizione. Mi ricevete? Forte e chiaro, Alfa 1-1. Domanda, le squadre d'attacco sono in posizione? Verifiche completate, Cottonmouth. Siamo pronti a cominciare il rilascio delle squadre. Prepararsi per operazione furtiva. Squadre di liberazione sul campo. Ricevuto. Operazione Fly Trap approvata. Ricevuto, Red Crown. Oh, madonna. Che stronzio. Scusa, cara mia, ma... stai mancando. Mi è mancato. Oh, scusa, ho colpito uno che non dovevo colpire. Aia, 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 fai male, c'è lunghi lunghi. Mancato di nuovo. Distruggono tutto, comandante! Dove cazzo è la squadra di cattura? Lo perderemo! Ah no. Signore, mancato di nuovo. Il bruto, beh, sicuramente non è tanto bello. Oh, cerchi. Però, che avevi i tentacoli? Artigli. Liberate tutti gli esemplari. Dobbiamo tenere occupato il soggetto fino all'arrivo della squadra di cattura. Cacchio. Via da qua. Via qua. Proviamo un po' questi giocattoli. Alla faccia. Oh, via. Cazzo, che sono stati proprio dei civili. Thank you.
sbagliato, scusa. Altro che non è chiuso a sistemare sto problema. Concentrare il fuoco, ripeto, concentrare il fuoco. Attacco avanza con l'artiglio, completa gli obiettivi, bonus ottieni P e... C'è gente che scrive. Oh cavolo. 051. Vabbè. In caso di chiamerà, che devo fare? Sparate meglio, madonna. A posto. Marco 1, unità in posizione. Ingaggiate il bersaglio primario. Ricevuto Cottonmouth, andiamo a intercettarlo, passo. Ok. Attenzione. Qui Marco 1-3, il bersaglio ha un... Bersaglio è... vabbè, c'eri quasi, dai, potevi anche dirlo, tanto. Questo massacro dovrebbe ridare fede al padre. Che roba brutta da dire, ma sì. Probabilmente sì. Padre, James, sei stato al parco? Sì. Che sì, potente, li hai fermati? Ah, li ho fermati per bene. Padre, sta bene? Vabbè. Ah, sì. Non bloccarti. Abbiamo molto da fare. Ah, infatti si è un attimo interrotta la connessione. Sono 10.000 uomini della Blackwatch a New York e chissà cosa sta combinando la gente in quei laboratori. Ok. Per la Madonna, altro che Super Netodal. Dobbiamo assolutamente fermarli. Dunque si fida di lui? Questo non lo so, ma posso dirti, James, che se Alex Mercer vuole uccidere fino all'ultimo soldato della Blackwatch e della Gentech, allora sono con lui. Ah, che potete, ragazzi? Che mi dice di Dio? È d'accordo? Lascia che ci pensi io. Beh, alla fine... dai, sì, lascia che ci pensa lui, addio. Riempiranno le discariche con i nostri corpi, vero? La Blackwatch ci userà per creare delle montagne. Vabbè, c'è una crepa là sotto, non so se si sono accorti questi. Velocità di scatto, altezza del salto. Mio, vado da saltare, scusatemi. D'accordo, padre. Dov'è Rux? La sua posizione sarebbe segreta, ma in passato violavamo i terminali della Blacknet per rubare questo genere di informazioni. I terminali sono in quelle camionette con satellite che vedi in giro. Non sapevo che fossi un ribelle. Cosa faceva prima di diventare un prete? Diciamo che mi sono fatto cancellare molti tatuaggi. Mi basta. No, no. Buona sapersi. Allora. Ci sono negato. Ah, beh, ho capito adesso. Ok.
miseria, non so più leggere. Ok, ho un nome. Dottor Samuel Billingsley. Sì, grazie. È il ricercatore capo alla Gentech. Direi che ti stai avvicinando a Rux. Mi faccia provare una cosa. Bene. Sammy sta per ricevere una visita a sorpresa. Salve, sono qui per un controllo. La testa. Sabrina, non mi aspettavo di vederla oggi. Non c'è tempo per le chiacchiere. Doveva fare rapporto 24 ore fa. Non ha avuto il promemoria? Aspetto di vedere gli effetti sulla famiglia Suarez. I genitori sono spacciati, ma i figli sembrano mostrare esiti virali affascinanti. Giusto. I bambini col cancro al fegato in stadio avanzato. Già. Che ne pensa? Anco al fegato è stato avanzato. Due bambini su due, che culo. No, mi dispiace, in realtà ho avuto anch'io il cancro, quindi insomma, non è una bella situazione. Billingsley non sapeva niente su Rux, ma so di un laboratorio della Gentech che fa esperimenti sulle persone. Molte delle missioni per catturare cavie della Gentech sono monitorate personalmente da Rux. Se arrivi a quella struttura scoprirai dove si trova Rux. Sta roba somiglia sempre di più a una caccia alla volpe. Ho sbattuto contro un albero? Sembra una corsa acrobatica di DC Universe Online. Vediamo un po'. Vale. È abbastanza volante. Ok. Padre Guerra, sono al laboratorio. Ok, James. In queste strutture la Blackwatch e la Gentech usano sistemi di sicurezza biometrici. Scansioni della retina, test sul sangue, non sarà facile entrare. Tranquillo, padre. Sarà più facile di quanto pensa. Ok. Mi scusi? Grazie mille. Accesso concesso. In inglese dovrebbe essere access granted, ne sa che fosse un po' meglio anche rispetto all'italiano. Comandante, mi scusi, ho una domanda. Mi presti le chiavi? Esatto. Anche rima. Non mi piace da dire accesso concesso, è sempre una battuta. Accesso accordato. Scienziato capo, dottor Genovese. Guarda qui. Ah, è un pesto. Ho trovato un VIP. Non si vede. Devo entrare in quella stanza se voglio leggergli il cervello a proposito di Rux. Consuma furtivamente. Sì, vedete, in rosso sono osservati.
Bersagli vestiti in bianco possono essere consumati furtivamente. Bene, buona sapersi. Stratos 2-4, qui Stratos. Prepararsi a un altro passaggio, passo. Stratos, qui è il dottor Genovese. Potete catturare dei ribelli e portarceli vivi? Farete un favore alla mia squadra. Ricevuto, non dovrebbe essere un problema. Un campione standard. Sì, grazie, con la maggior varietà possibile di età e di etnie. Ah, stavolta niente ciccioni. Le celle di contenimento sono troppo strette. L'ultima volta ci è toccato gassarli e buttarli via. Ma ricevuto, dottore, schifo. Credo orribile, ma sembra... Madonna, io spero che non sia veramente così. Spero che sia tutto un'esagerazione. Non aveva il casco prima quando l'ho assorbito? Scusami. Sì, sì, sono d'accordo, hai ragione. Tutti rossi. Ma te che cacchio ti sta guardando? Sei brutto come la fame. Che culo, mi sa che per sbaglio spostandolo l'ho... Che miseria, tocca far così allora, aspetta, scusami ragazzi. Sì, esatto, spostati un po' più indietro, non si sa mai. Nessuno si è accorto che è scomparso un comandante, sono contento, vuol dire che nessuno ti guardava. Che nessuno gli viene un dubbio soprattutto, questo è ancora meglio. Merda. Ok, forse non dovevo farlo per su un... sì, ripristina il checkpoint, fammi così. Ho preso un tavolo, ma per favore. Oh. Cosa c'hai tu per me? Tanto sicuramente qualcosa per me c'hai. Fatti un po' vedere, fatti vedere da vicino. Esatto. Che bravo. Capacità lanciarazzi migliorata. Cioè? Che però, oddio. Ah, ok. Allora sì. E sto intanto con lanciarazzi, nessuno mi dice niente, sono felice di ciò. Facciamo una rapida. Non perdiamo troppo tempo. Vicino, non vorrei mai che... Tra un attimo avrai parecchi denti in meno se non te ne vai. Addirittura un po' di denti in meno. Non c'è proprio i denti, figurati. Adesso c'hai i miei denti. Cerca di usare le sue credenziali in un computer nelle vicinanze. Forse c'è un database con le coordinate di Rux. Dove terminare? Ah. Sono di fronte al computer, che faccio? Per prima cosa devi... Sto premendo il pulsante rosso, cazzo. Ora lo schermo è tutto... Merda, questa cosa è rotto. Ok,
cerca il tasto Alt e premilo. ALT. Alt. Non vedo nessun Alt qui. Vedo un tasto con una riga ondulata e un altro con un triangolo. Ma che cazzo di tastiera è questa? James, calmati. Dovrebbe esserci un pulsante con un quadrato blu. Ok. Ora sì che ci siamo. Richiamo il database del personale. Bene. Ho la posizione. Ricorda di scollegarti. Sì, sì. Madonna. Terminale 4 è connesso in assenza di personale. Tornare in postazione e inizializzare la procedura di disconnessione. Vaffanculo, odio i computer. Bene, però dovete... non è che sei proprio sveglio, Tocco tutto. Non va. Prima porta. Ok. Anche un semplice abbraccio può rivelarsi problematico. Ok, il Covid questo è un po' più avanzato, ma è il Covid praticamente. Progetto chiuso. Vabbè, voi non lo vedete, c'è la mia telecamera. Figo, grazie mille. Mutazione ottenuta. Cos'è? Morte dall'alto, aumenta il danno inflitto con gli attacchi aerei. No. Esperto corpo a corpo, aumenta del 10% la portata dei tuoi attacchi corpo a corpo. Dai. 10% velocità del danno inflitto con i lanci. Dritto fino all'inferno. No. Dai, mi fido di più di lui. Che è qua dentro? Ma ho un miglioramento col lanciarazzi, magari adesso mi dà qualcosa di meglio. Scusami. Sopprimerlo. Attento, caporale. Se i tuoi superiori mi sentissero parlare così, diciamo che la tua carriera potrebbe cambiare. Non me ne frega un cazzo. Mi sono arruolato per sparare alla gente, non ai mutanti. Un nobile sentimento, direi. Sì, direi. Madonna. Santa, eccoci. Stanno catturando esemplari di infetti e testare la loro arma biologica, quindi uccidi questi esemplari. Oddio, magari la volta buona fa qualcosa di buono. Cos'è qua? Processo C. Ah beh. Ok, bravi, sparateli. Questa immagino. C'è anche obiettivi secondari un po' dubbi, però dai. Trasmissione radio 255 giorni fa. Restate dietro le barricate. Se le oltrepassate, useremo le maniere forti. Oh merda, arrivano! Vi avevamo avvertiti! Fuoco, fuoco! Merda, mi hanno fatto incazzare. Oh,
dopo, non so perché. Raggio d'impatto, mirino. Che è sta roba? Nove bersagli. Premi quello per riduzione o onda d'urto. Oddio, questa roba cos'era adesso? Cioè, ma questa è schifezza, scusate. Ma poi cos'è? Che roba è? Madonna che chioppo. È un bersaglio rimasto, ok, quindi. Non l'ho capita. Esci per l'amor di Dio, cioè ma cos'è sta roba? Stiamo scherzando. Devo andare a far fuori la gente, non c'ho mica tempo di. Posso farlo solo una volta, quindi lo scatto, ok? Succhio cerebrale, Dio santo, quella remoscia. James, secondo il database del personale, Rux terrà un briefing privato nel suo centro di comando tra pochi minuti. Bene, ero stanco di inseguire quel tizio. Ascolta, James, devi fare attenzione. Quelle basi sono in massima allerta. Ti servirà un travestimento per riuscire a entrare senza farti scoprire. Non sarà un problema. Si seguite le azioni sospette, ok. Fino a quando l'indicatore sospetto è giallo, vieni tutto sto controllo. Premi X per continuare, ok? Cioè, ti aspetta che l'indicatore del sospetto cade a zero. Per non utilizzare la forma militare per non far scattare un'allerta. Va bene. Scusami. Piace di più, dico, rispetto a quello della Blackwatch. Consuma il soldato Blackwatch. E da solo? Sì, da solissimo, ragazzi mio. Stai qui, dai. Controlla la porta da lontano, dai. Vediamo la palle. Perché la telecamera va da sola? Ok. Ui, là. Piano, piano, piano. Ascoltate, abbiamo una nuova missione. La Gentech ha in programma dei test ad alto rischio. Hanno modificato i loro protocolli su infetti contro civili. Aspettatevi molte vittime. Queste sono informazioni riservate. Fate subito rapporto al dottor Shuffle. Vi darà le coordinate del sito. Congedati.
siamo. De già. Ma scusa, la stanza è chiusa, com'è possibile? Vabbè. Mezzogiorno e tre quarti, forse è il caso di chiuderla qua. Hai fatto ciò che dovevi fare con Rux? Credo che potrebbe esserci più utile da vivo. Ora sto cercando un dottore della Gentech di nome Schaffeld. Fa degli esperimenti sui civili. Lo conosco, lavora con il dottor Bellamy. Fanno iniezioni di DNA infetto ai civili. Devi fermare questi test, James. Tutti gli scienziati che hanno a che fare con queste ricerche devono essere, messi a tacere. È la mia specialità. Ma perché così? C'è James Heller qui a Campo Giulia. Ripeto, c'è qui James Heller. Oh mio Dio! Abbiamo uno fine, proteggete i ricercatori. Preso. Schaffeld, qui vai per 2-3. James Heller sta divorando i vostri scienziati. Cosa? Fermatelo subito, quella squadra di ricerca ci serve viva. Bellamy, qui è Schaffeld. James Heller sta divorando la mia squadra al Campo Giulia. Non possiamo perdere la squadra, sono fondamentali per la fase 1. Sarux, questo è come un sogno diventato realtà. Di che diavolo sta parlando, Summerson? Di ciò che la gente ha realizzato, poter sperimentare su dei soggetti vivi. I campi di rifugiati sono come delle enormi colture, è incredibile. Se questo la rende felice. Sì, infatti. Sono pazzi. Bellamy, qui Marco. La vostra squadra è stata... Sono tutti morti. Cosa? Cosa vi paghiamo a fare? Schaffeld, mi ricevi? Dove sei? Sono sul campo di... Vattene! Sto inviando un trasporto da evacuazione alle tue coordinate. Spera solo che io non arrivi per primo. Blackwatch qui, Bellamy. Mi serve un trasporto armato per il dottor Schaffeld, subito. Facciamo questa missione e poi chiudiamo. Evacueremo Schaffeld il prima possibile, passo. No, evacuatelo ora. Schaffeld è fondamentale per le ricerche del dottor Burke. Ricevuto, subito. Viper, qui è il dottor Schaffeld, in attesa di evacuazione. Qui Red Crown, unità corazzate in arrivo alle vostre coordinate. Tempo d'arrivo stimato 1 minuto, passo. Presto, vi prego! Porta, dottore, entri. Avete rovinato tutto. Più di metà della squadra di ricerca del dottor Bellamy. Tutti andati. Tranquillo, dottore. Questa città è piena di cavie. Gliene porteremo delle altre. Non sei simpatico, eh? Viper 3-4, qui Viper. Abbandonate la zona India Zulu 7 con il dottor Schaffeld, presto. Attenzione, uno stile non identificato è in zona. Descrizione non disponibile, passo. Confermato, Viper, passo. Viper, qui Viper 3-4, abbiamo contatto visivo con uno stile sconosciuto. 3-4, attaccate! Ripeto, attaccate! Yeah. Viper, questa cosa ci sta massacrando! Chiediamo rinforzi immediati! Vale. Ostia, che volo. Ti prego, non uccidermi! Mi dispiace! È il fine di quello di dire, sa che fa. Forse non è la cosa più bella del mondo. Non ci credo. I dati dicono danni ai civili per mano di cavie da laboratorio trasformate in armi. È impagabile. Dottor Schaffeld, se non ha nulla da dire a proposito della gente, le consiglio di tenere la bocca chiusa. Scusi, signorina Galloway. Si emozionano tutti per ammazzare i civili, incredibile. Vabbè, non è un problema così grave.
scusate. James, hai ucciso quegli scienziati? Sì. A proposito, ho sentito parlare di una fase 1, sa cosa sia? Ci penso io. Fido. Ok. Dai, posso interrompere qui. Grazie a chiunque abbia seguito questa live e ci vedremo alla prossima, magari in compagnia con gli altri oppure io da solo, di nuovo con Prototype 2.